Allora, oggi è il 19 febbraio, ero venuto per mettere il nutritore nuovo tipo che ho ideato, avendo visto che tendono a costruire sempre nei favi modificati in cui metto il candito. Quindi ne ho fatto uno che se dovessero costruire va bene, ma la cosa strana è che sono arrivato e c'era il caos. Quindi ho aperto un altro foro, nonostante oggi non sia una giornata caldissima, ma qui tra la parete di casa e il sole la percezione è molto più calda come temperatura. Quindi credo che ci sia stato il cambio generazionale fra le invernali e le nuove api, ce n'erano veramente molti. Ho fatto un piccolo video veloce prima perché volevo subito liberare l'altra strada. Quindi ho aggiunto il nuovo nutritore che purtroppo non vi posso far vedere perché ormai l'ho messo e ho aperto un altro buco. Certo, nei prossimi giorni si prevede molto freddo, quindi finito il caos, credo che dovrò tappare di nuovo il secondo buco, vedremo. Certo è che al momento c'è veramente caos. Ok, vado a rimettere il tetto intanto. Sono praticamente invaso dalle api, sia a terra che sull'arnia, sono ovunque. Per un attimo avevo pensato a un saccheggio, ma entrano talmente tante api con polline che ovviamente non è quello, come vedete. Secondo me è una cosa bellissima anche da vedere. Sono abbastanza tranquille, però per sicurezza mi sono lo stesso coperto visto il caos. Niente, devo chiudere perché stanno andando praticamente ovunque. Allora, ecco fatto, dopo aver aperto il secondo buco, diciamo che l'attività si è un po', diciamo, è un po' smaltita la situazione. Continuano ad arrivare col polline, eccola qui, e ce n'è un bel po'. E siccome che l'altra notte, nonostante ci fossero solo 5 gradi, hanno molto gradito dei pezzettini di candito che ho appoggiato all'esterno, sono addirittura uscite per consumarlo voracemente, ho deciso di nutrirle, anche meramente per una questione, diciamo, egoistica, perché vorrei dividere questa famiglia che ho e quindi voglio farle arrivare ad aprile-maggio numericamente importanti e anche a livello di favi. E ho tirato fuori l'ultima barra nuova che avevano e c'erano numerose catene cere, quindi penso che stavano già iniziando a costruire. Adesso gli ho dato un'altra, questa qui con il candito, vediamo che cosa succede. Comunque una bella cosa da vedere in questo periodo. Vediamo che succede, se la mia teoria che costruiscono preferibilmente sui favi che gli metto con il candito è giusta. Poi ve lo farò vedere, ho aggiunto dei fili e un appoggio in basso per capire se è quello che le stimola o solamente perché consumano il candito sulla barra e gli viene naturale costruire. È una cosa che voglio capire perché è importante, potrei stimolare di più la crescita delle famiglie, capendo bene questa cosa. C'è vento e si stanno cominciando a innervosire.